Con la prova di italiano è ufficialmente iniziato l'esame di maturità 2023. È una grande prova per migliaia di studentesse e di studenti della nostra provincia. A loro tutti va il mio più grande in bocca al lupo, che sia per loro un momento di sfida e di grande soddisfazione per un futuro che li possa rendere sempre più soddisfatti di loro stessi. Quest'anno l'esame torna alla formula pre-Covid, presenti tre tipologie di test con 7 tracce differenti. Vediamo com'è andata. Com'è andata la prima prova e quale tipologia hai scelto? È andata piuttosto bene, ho scelto il testo argomentativo, che di solito è quello che scelgo e mi sembra quello più semplice. E ora la seconda prova? La seconda prova è quella un po' più tosta. Noi abbiamo economia aziendale. Oggi, come il resto dei giorni, la passerò a studiare perché ancora non siamo messi tanto bene, quindi spero che andrà bene. È andata discretamente bene, ho scelto il testo argomentativo, il quale trattava l'argomento della tecnologia, l'utilizzo di WhatsApp e il fatto che i giovani, un po' in generale, coloro che utilizzano la tecnologia, hanno meno voglia di attendere, che vogliono tutto subito, ecco. Io ho scelto la prova B3, quella sulla storia, intervista con la storia, è andata molto bene e sono contenta di questa scelta perché è quella su cui sapevo argomentare di più, diciamo. E ora la seconda prova? La seconda prova sì, ho inglese. Sono abbastanza tranquilla, non mi sto preparando perché inglese me la cavo abbastanza bene, quindi non sono molto preoccupata, non sto in ansia, ecco. Ho scelto la C2 che parlava dell'attesa su WhatsApp e in generale nella nostra generazione. E spero sia andata bene, dai. Ho scelto anch'io la C2, che era più incentrata appunto sull'aspetto dell'attesa, il saper aspettare, adesso che ci sono i messaggi, non più le lettere, sempre queste cose così. Però sono più preoccupata per domani, diciamo, per matematica. Alla fine il tema è abbastanza tranquillo. Sono riuscito a fare un buon tema nell'ultima tipologia, un tema riguardo l'attualità, le nuove tecnologie, l'uso di WhatsApp e dei nuovi sistemi di informazione, di messaggistica. E ora la seconda prova, sei pronto? Sì, dai, siamo pronti, speriamo di farla nel miglior modo possibile. Per me è bello come testo, poi si vedrà ovviamente, me lo deve correggere. È esterno, un po' di ansia c'è perché comunque è anche uno scrittore, quindi c'è un po' di ansia, però comunque si spera che sia andata bene, ovviamente. Ho scelto la traccia C2, credo sia andata abbastanza bene, sono contenta di quello che ho scritto, però ovviamente non sarò io a correggere, quindi si vedrà, però sono contenta. E ora la seconda prova, sei pronta? Sì, domani abbiamo armonia perché siamo del liceo musicale, sono abbastanza pronta, carica. E ho scelto la B3 che era un discorso sull'importanza della storia, se la storia è per tutti o per i singoli individui, legge universale o no. E molto interessante, è stato divertente, in realtà altre tracce in realtà non mi sono molto piaciute, però è andata bene, questa era interessante, è stato bello esprimere il nostro pensiero così. E ho scelto la tipologia B2. Molto tosta, complicata, però tutto sommato bene, dai. Di cosa parlava? Parlava della tecnologia, di una lettera di Alberto Angela, dell'idea del lavoro. È andata bene, sono molto soddisfatta, ho scelto la tipologia C2. E anch'io ho scelto la tipologia C2. È risultata comunque tutto sommato abbastanza semplice, comunque parlava di attualità. E quindi era più espansivo come discorso, potevi comunque metterci del tuo. Tipologia B2 e sull'intelligenza artificiale è stato abbastanza complicato, però spero di aver fatto un bel tema. Ora la seconda prova, sei pronta? Sì, però adesso vado a casa a ripassare. Ho scelto la tipologia B2 su Piero Angela e con tema dell'innovazione. È andata bene. Pensavo di trovare tracce più difficili, invece erano fattibili e insomma è andata bene. Era un po' complicato, però si è fatto, dai. Prima prova è andata bene. Ora la seconda, sei pronta? La seconda un po' meno, perché è materia di indirizzo, però si fa quello che si può.